In Gran Bretagna aumenta il numero dei genitori che educano i figli a casa senza farli andare a scuola. In particolare, per il 13,4% delle famiglie l'esigenza nasce da una diversa filosofia o stile di vita, per il 9,3% per l'insoddisfazione delle scuole circostanti o divergenze tra i genitori e l'istituto scolastico. In Italia l'educazione parentale è consentita, ma è un fenomeno molto marginale. Secondo le statistiche di Controscuola.it, nel nostro paese sono solo un migliaio i ragazzi seguiti a casa da genitori o specialisti. Lei opterebbe mai per questo tipo di scelta con suo figlio? Sinceramente no, li porterei a scuola cioè, come da consuetudine, anche se non sono molto d'accordo sul, diciamo, sul sistema scolastico italiano. Secondo me quello estero è migliore, in quanto ad un certo punto della formazione il ragazzo può scegliere quali corsi seguire, come per esempio avviene negli Stati Uniti, per quello che corrisponde adesso al liceo. Qui c'è una formazione più, diciamo, già precostituita, quindi da seguire, però secondo me è meglio comunque seguire questo processo di formazione e non fare tutto da sé, perché comunque poi, cioè, si potrebbe dare una formazione troppo vicina ai canoni della, solamente a quella che è la filosofia della famiglia. Quindi, nel senso, per me va bene così, anche se ovviamente nel sistema italiano ci sono dei difetti. A parte che appunto i miei sono grandi ormai, però no, direi di no. Come mai? No, lascerei fare all'insegnante il loro lavoro e al genitore, poi al limite uno può intervenire nel caso, però io lascerei piena fiducia all'insegnante. Pensi che una signora che si chiama Erika Di Martino, che è madre di 4 figli, ha scritto anche un libro sull'homeschooling, spiega che la sua è stata una decisione di rottura perché è poco convinta dell'autorevolezza del sistema scolastico italiano. Cosa ne pensa? Ma dunque, a parte che appunto non mi sto occupando molto adesso di questo argomento, comunque penso che i genitori adesso stanno forse esagerando in un certo senso, non lasciano che l'insegnante svolga il proprio lavoro proprio perché... Cioè, secondo me non sono, basta che tocchi il figlio, no? In qualche modo così è subito... Ma tutela esagerata dai propri figli? Sì, troppo, secondo me troppo. O sono anche troppo ansiosi, secondo me c'è anche questa componente di ansia, forse un po' più di relax. Infatti ci sono genitori che hanno paura che i propri figli siano vittime per esempio del bullismo, allora preferiscono tenerli in casa. Sì, beh no, beh, questo a parte che un genitore dovrebbe comunque accorgersene dal comportamento del bambino, no? Poi al limite indaga, cioè un attimino. Insomma, e poi comunque dipende molto anche dall'educazione che un genitore dà al bambino, perché secondo me comunque tutto parte un po' da lì, soprattutto tanti bambini appunto che fanno i bulli, queste cose con i bambini più indifesi, più deboli, comunque parte l'educazione secondo me dalla famiglia, prima cosa, da quando sono piccoli, e poi la scuola deve continuare con questo discorso. No, sono dell'idea che un bambino deve andare a scuola più che altro per integrarsi con altra gente, con altri bambini, fare amicizie, e non tanto per quanto riguarda lo studio, ma appunto per far sì che conosca altra gente e conosca altri bambini, insomma. Molti genitori fanno questo tipo di scelta perché hanno paura che i propri figli siano vittima del bullismo. È questo il modo per combattere questa piaga? Non credo sia questo il modo, secondo me vanno educati i bambini fin dalla nascita a combattere contro il bullismo, comunque vanno educati dai genitori per prevenire questo problema e anche gli insegnanti dovrebbero fare il loro mestiere per prevenire appunto questo problema. Il sovraffollamento delle classi, che sono troppo numerose, può causare una problematica proprio nel percorso di studi dei bambini, dei ragazzi? Questo può essere, perché comunque più bambini ci sono, magari meno l'insegnante ha la possibilità di gestirli con più cura uno a uno, può essere. Però questo non giustifica il fatto che i bambini debbano rimanere a casa a studiare? Assolutamente no, secondo me dovrebbero sempre andare a scuola come abbiamo fatto noi, come abbiamo fatto i nostri genitori, perché comunque si crea un bel rapporto con altra gente.